Dunque, allora, in riferimento a una notizia che abbiamo dato questa mattina, dove c'è stato, parlavamo di un accoltellamento, di un suicidio. Allora, non c'è stato un accoltellamento e non è successo a Chioggia. I due, lei è Chioggiota, e lei è stata picchiata, malmenata, aggredita dall'ex fidanzato compagno, e in seguito a questa aggressione lei è già stata dimessa comunque, per fortuna, quindi insomma, sta bene. E in seguito a questa aggressione sta bene da un punto di vista fisico, sicuramente emotivamente non può certamente stare bene. In seguito a questa vicenda, lui, chissà, forse per la tensione, forse per la preoccupazione delle conseguenze di questa aggressione, forse pensava che fosse più grave di quello che non lo sapeva, non sappiamo dirvi. Quello che possiamo dirvi è che amici conoscenti di questa coppia ne parlano come due persone assolutamente equilibrate e non sanno spiegarsi, insomma, come in un attimo questa situazione, sicuramente di tensione. Qualcuno ci ha raccontato che lui era divorziato, aveva anche un figlio, e pare che con questo nuovo rapporto, diciamo, di coppia si fosse portato un po' dei problemi che aveva con il matrimonio precedente. Però queste sono cose che ci dicono così. Quello che, insomma, è sicuro che si parla di due persone assolutamente normali, tranquille, non persone con situazioni, cioè problemi. In definitiva, tutti quanti, chi più che meno, è difficile non avere nessun tipo di problema, quindi fedeli anche al nostro, diciamo, noi non pubblichiamo notizie dei suicidi, ma quindi per rispetto dei familiari di questo uomo, di questa persona che ha compiuto questo gesto estremo, non pubblichiamo altro, non mettiamo altre notizie. Questo è tutto. Ovviamente dispiace perché appunto, in un attimo, come a volte le situazioni possono così, in un attimo diventare molto pesanti e a volte, sotto tensione, qualcuno può anche perdere i lumi della ragione. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Il Comune di Chioggia ha deciso il conferimento dell'importante onorificenza della cittadinanza benemerita per la seconda volta, dopo averlo fatto per la prima volta durante l'amministrazione Ferro per il concittadino Luciano Boscolo Cucco. Da anni il secondo nome papabile per tale prestigioso riconoscimento passa di bocca in bocca chiedendosi cosa si stia aspettando, viste le qualità note a chiunque della persona in questione. Finalmente il momento è arrivato e durante il prossimo Consiglio Comunale, che si svolgerà in forma straordinaria il prossimo 13 maggio, sarà riconosciuta e conferita la cittadinanza benemerita al grandufficiale Giorgio Aldrighetti, uomo di grande cultura e conoscitore di tutti i segreti che la storia nasconde della nostra città. La sua materia, quella in cui la sua conoscenza è vastissima, è l'araldica. Ha curato stemmi e blasoni del mondo laico e del mondo ecclesiastico. Per diversi anni è stato a capo dell'ufficio cultura del Comune di Chioggia e dell'ufficio del cerimoniale, incarico che continua ad eseguire con ligio rigore. Si fregia con modestia di innumerevoli titoli e ama condividere le conoscenze riguardo quella che è la sua città. Ci uniamo con le nostre congratulazioni a quelle innumerevoli che siamo certi gli giungeranno. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.
Dunque, ritorniamo su questa, non so neanche come definirla, bislacca, chiamiamola così, tanto per dare un termine diverso, serve da dire qualcos'altro, questa vicenda molto triste e che riguarda diciamo tutti, riguarda tutta l'intera comunità, e mi riferisco a questa lettera scritta dal sindaco al presidente della cooperativa Onda, alla quale dice che praticamente secondo lui non può partecipare perché durante l'anno questa cooperativa non era attiva, quindi praticamente l'attivavano solo durante il periodo della sagra del pesce. Secondo il sindaco ha preso e ha fatto questa letterina e ha mandato a Giovanni Di Giovanni, il quale abbiamo già pubblicato, abbiamo scritto appunto che lui adesso aspetta di avere una risposta più precisa dagli uffici e poi ricorrerà eventualmente a termini di legge, eccetera. Quello che è molto strano è che praticamente non è questa la procedura. Allora, se un'amministrazione contesta a un concessionario, a un'azienda, per un plateatico, per un qualsiasi tipo di autorizzazione comunale, contesta qualche cosa, deve mandare una comunicazione, non la manda il sindaco, gli mandano gli uffici, negli uffici contestano la motivazione, ci sono dei numeri di riferimento, ci sono delle leggi precise, ben precise, e intanto diciamo nella contestazione c'è un tempo per controdedurre, non è che automaticamente tu dici no guarda non te la diamo più, ti dico guarda non te la do più per questo motivo eccetera eccetera, citando i vari articoli di legge. A quel punto la persona, il soggetto, la società, la cooperativa, chi è che riceve questa lettera, dici giorni di tempo per mandare le controdeduzioni, diciamo guarda che ti sbagli perché, oppure non per questo o per quell'altro. A quel punto l'amministrazione dice guarda le tue controdeduzioni non ci vanno bene e quindi noi ti togliamo il permesso. Funziona in questo modo. Adesso il sindaco praticamente ha due strade. Una strada è quella della figuraccia di M, cioè di dire fare finta di niente e metterla via. L'altra figuraccia, ancora più di è quella di cercare di trovare un modo di giustificare questa sua alzata di genio, questo abuso d'ufficio. Poi parliamo un po' meglio di questa storia dell'abuso d'ufficio, e quindi andrà ancora di più a fare una figura di M che poi costerà dei soldi ai contribuenti, perché sicuramente la Onda ricorrerà al TAR e sicuramente lo perderanno, e quindi l'amministrazione dovrà pagare i costi e tra l'altro anche le spese, perché questi hanno già fatto delle spese per partecipare alla sagra del pesce. Detto questo, non funziona come dice il sindaco, che comunque questa qua non è un atto amministrativo, è una vendetta del sindaco verso la cooperativa Onda, perché Giovanni Di Giovanni fa parte di Fratelli d'Italia e il sindaco adesso si vuole, approfittando della sua figura istituzionale, sta facendo le sue vendette personali. Invece di pensare agli anziani e a quei poveretti che non possono usare i trasporti pubblici, che sono nel caos totale, tanto per dirne una, ecco. Detto questo, io sono l'ultimo di pirla, nel mio profilo leggete Andrea Comparato, ultimo di pirla. In amministrazione ci sono quattro avvocati, c'è l'avvocato Elena Zenaro, vice sindaco, c'è l'avvocato Grigolo che è diventato assessore adesso, c'è l'avvocato Davide Vianello, anche lui assessore, e c'è l'avvocato Francesca Donà. Allora, per cortesia, io se li trovo, li cercherò di registrare con la telecamera. Io sono l'ultimo di pirla e loro invece sono avvocati e sono parte dell'amministrazione. Chiedete a loro se questa è una procedura corretta e se non ci sono gli estremi per l'abuso d'ufficio verso il sindaco. Ecco, quindi continuo a dire che questo sindaco è il peggior sindaco che noi abbiamo avuto dai tempi di quando le elezioni, prima i sindaci venivano nominati dai consigli comunali, poi con Todaro c'è stata la legge che si elegge direttamente il sindaco, e questo veramente ci ha infinocchiato, ci ha fatto una campagna elettorale facendoci credere che è amico di tutti, amico delle frazioni, amico di tutti quanti, e invece è questo il modo con cui si comporta. Prima si dimette e meglio è per tutta la città. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Buongiorno a tutti dalla Laguna. Come promesso, con una mezz'ora di ritardo per colpa mia, ci siamo trovati, 1, 2, 3 e 4, ciao. Siamo in 4, questo spero che faccia vergognare chi poteva venire, ma
ma per pigrizia non è venuto. Adesso un paio d'ore e ridurremo questo posto in un posto più carino e più consono per la Laguna Veneta. Progetto Laguna Pulita, a dopo. Buongiorno amici, guardate che meraviglia rispetto a prima. 5 volontari, guardate che spettacolo. Si è ripristinato un angolo di paradiso. Guardate i sacchi che abbiamo fatto. Questi sono tutti sacchi. Non pochi, ragazzi. Guardate, io sto camminando, in 5 persone. 5 persone, 2 ore di lavoro e abbiamo fatto questa meraviglia qui. Grazie mille a tutti. Nino Gobetti, Progetto Laguna Pulita. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.